lunedì 7 di novembre, augura che si chiama Ernesto, un'Italia piegata dai danni del maltempo. E come avete sentito dall'anticipazione del GR, che ha ragione però di essere anche molto preoccupata per come oggi andranno i mercati rispetto al nostro spread e al rendimento dei titoli. Il maestro Mariano Apicella, menestrello di Berlusconi, oltre a tante altre cose naturalmente, ci ha detto che l'ultimo fine settimana lo ha trascorso ad Arcore, dove ha limato gli ultimi pezzi del disco, che ufficialmente lo sappiamo uscirà il 22 novembre, insomma abbiamo guardato insieme i pezzi del disco. Non è che questi qua che lasciano il PDL per l'UDC dicono Berlusconi ha tradito il programma, i traditori non siamo noi, perché queste qua sono semplicemente scuse. Queste persone si stanno riposizionando. Ormai sembra essere innegabile. Il destino del paese è in mano a Gabriella Carlucci. Gabriella Carlucci? È in mano a Gabriella Carlucci, amici. Oggi quella senza di cazzo doveva andare a Milano, cercare degli appuntamenti, torna stasera, si rimetterà domani. Eh sì? Sì. Ma sei sicuro? Beh, questo è quello di stanotte a Luna, ecco. Dipende da cosa vuol far lui, perché io non riesco a capire. Propone Letta. Secondo me l'unica soluzione per tenere in piedi la baracca. Lui propone Letta, ma lui non lo accetta. Perché l'UDC vuole anche il PD e noi il PD non possiamo accettare. Ma allora non gli conviene chiedere un voto di fiducia al Senato, verificare se vi è i numeri e poi rendere il percorso obbligato? È più complesso, perché ogni ora che passa è peggio, Franco. Cioè doveva farlo già stamattina, sì. Secondo tutti noi, cioè non andare a Milano. Ma perché che aveva a Milano? Che cazzo ne so, c'è cose sue. Che Berlusconi stia per cedere il passo ormai è una cosa acclarata, si tratta di ore. Qualcuno dice perfino di minuti. Sì, le voci di dimissione si stanno intensificando proprio in questi minuti. Riguardano appunto una decisione che il Presidente del Consiglio starebbe pensando di assumere nella giornata di oggi o al più tardi domani. E sulle voci di dimissioni imminenti del Presidente del Consiglio Berlusconi, la borsa italiana sta guadagnando, il FTSE MIB è in crescita. Poi si diffondono le voci di possibili dimissioni di Berlusconi e lo spread scende di colpo, 471 punti alle 12.30. Ma Berlusconi, che per ora è a Milano a pranzo con i figli, smentisce, lo spread immediatamente risale. Bene, Silvio Berlusconi tramite la sua pagina Facebook ha detto e smentito questa ipotesi, anzi al contrario ha detto che si andrà avanti. Berlusconi non si dimette ed ecco la forbice allargarsi di nuovo, 480 punti e poi sempre più su. Berlusconi deve proprio fare un passo indietro, perché basterebbe andare a lavorare come io faccio col mio mestiere in giro per l'Europa, vedere che veramente siamo messi molto male a livello di credibilità. Un grande personaggio che comunque ormai ha fatto il suo tempo. Secondo me è un megalomane, un pazzo, come è normale. Una persona, sì, la cui simpatia senza dubbio ha attratto e quindi come persona mancherà sicuramente. Ascoltiamo ora un editoriale del direttore del TG1, Augusto Minzolini. Cassini vuole un governo con dentro anche il PD. Bersani non vuole un governo guidato da esponenti del centrodestra, a cominciare da Gianni Letta. Il PDL e la Lega non vogliono un tecnico e non vogliono neppure il PD in maggioranza. Insomma, un vero rompicapo. Anche se si blattera tanto sul fatto che il problema è Berlusconi, a ben vedere è quasi impossibile che venga fuori un governo diverso dall'attuale per fare quello che ci chiedono da Bruxelles. Thank you.
Grazie Federico. Il quadro della giornata politica di oggi per governo e maggioranza: la prova d'appello sul rendiconto dello Stato. Alla Camera nel pomeriggio si vota il provvedimento sul quale, come ricorderete, il centrodestra era stato sconfitto di un solo voto. Il test di oggi assume una valenza decisamente politica dopo le indiscrezioni che vorrebbero un Berlusconi pronto a lasciare. Buongiorno Lavinia, oggi si vota il rendiconto dello Stato, ma per Berlusconi è una resa dei conti. La notizia è che Silvio Berlusconi sta considerando tutti gli scenari possibili, anche un suo eventuale passo indietro, con l'indicazione da parte del partito di maggioranza di un nuovo premier. Mattinata al Cardiopalma, quantomeno sul fronte dello spread, si è aperto con un nuovo record storico negativo al 4,96%, ricordiamolo, il 5% è vista come la soglia del non ritorno, la soglia che stabilisce uno spartiacque. Pomeriggio davvero incandescente quello che si appresta a vivere il governo e la maggioranza, ma sul voto di Montecitorio pesano in questi minuti le parole di Umberto Bossi. Mi chiedi di fare un passo in avanti. Un passo? Laterale. Allora indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 4707, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. Dichiaro aperta la votazione. Colleghi hanno votato? Votato tutto. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 309, votanti 308, astenuti 1, maggioranza 155, favorevoli 308, contrari nessuno. La Camera approva. Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso, tu se lo vuoi. Cantare, sognare, sperare così. Qui è un diluvio, piove su Silvio, titolo piove su Silvio. Gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato su. Alla Camera, nemmeno alla una ragazzi, nuvola su di noi. L'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo. Che Berlusconi ha lasciato Palazzo Chigi, quindi vedrai la sua macchina. E allora poco starà arrivando. Ecco. Anzi, ho visto un flash dietro di te, non so se è un turista che sta. Vedo dei flash, ma ecco, se no, se iniziare. Non è. Eccolo, eccolo, eccolo. Stiamo vedendo le sirene e quindi sta arrivando. Ecco, si vede anche la scorta di Berlusconi che arriva. Noi solo noi, su di noi solo noi.
Rientriamo in studio perché abbiamo in diretta al telefono Silvio Berlusconi. La notizia arrivata da una nota al Quirinale è che si dimetterà dopo la legge di stabilità. Buonasera, buonasera Berlusconi. Dunque, buonasera signora. Ed è in questa atmosfera vagamente ipnotica questo The End of the Doors, per chi naturalmente non lo ricordasse, ma noi perché abbiamo una certa età non possiamo che ricordarcelo, e oggi mi sembrava il giorno giusto per cominciare con questa nota musicale dei Doors. Sentite, vagamente ipnotica, perché ancora non abbiamo capito, è successo, non è successo, che cosa davvero è successo. Questa giornata ancora di panico sui mercati. La situazione è decisamente di tensione massima, nemmeno a dirlo, è un'ora e mezza che non stiamo facendo che aggiornare i record. Siamo arrivati al 5,64%. Sì, il capo dello Stato prenderà in mano le redini di questa crisi di governo. There would be a positive market reaction to Berlusconi going. Well, there would be, but it just depends how long it lasts. Silvio Berlusconi. Berlusconi had promised to go. Berlusconi Berlusconi. Berlusconi Berlusconi. Berlusconi Berlusconi. Berlusconi Berlusconi. Berlusconi Berlusconi. Berlusconi basta Berlusconi. Fred alle stelle, borsa piccola. L'Europa resta preoccupatissima. Tra meno di un minuto apre la borsa americana con previsioni pessime. La situazione è drammatica, così non possiamo andare avanti, il paese è nel baratro, in questo momento noi siamo già nel baratro. Tempesta sull'Italia, spread senza freni, l'incognita politica fa precipitare Piazza Affari. Mediaset lascia sul terreno il 12%. Un disastro sia per l'azionario che per i nostri titoli di Stato, proprio da questi partiamo. Dunque una giornata difficilissima. Uno potrebbe segnare davvero un punto di non ritorno. Qui viene giù tutto sull'orlo del baratro. Rendimento record dei titoli di Stato al 7%. Abbiamo temuto che l'Italia fosse vicina al baratro. Lei ha questa sensazione che la casa sta bruciando? Io ho un'opinione totalmente diversa. Da questa giostra infernale. Per l'Italia! Quando si vuole stravincere, alla fine si perde sempre. Sinceramente non capisco tutta questa gioia, in fondo se è stato tutto questo tempo in politica qualcosa di buono avrà fatto. Ci hanno mandato per l'aria l'Italia, noi l'abbiamo fatta, noi dei 90 anni abbiamo fatto l'Italia. Noi corriamo il rischio che alla fine della prossima settimana sbarca dagli elicotteri a Roma una missione del Fondo Monetario che ci impone un maxi prestito obbligato all'Italia di tipo 300-400 miliardi di euro, imponendoci un programma obbligato, altrimenti l'alternativa è che noi se cediamo dall'euro, mettiamo vincoli di capitale, si mette un cordone intorno alle nostre banche che andrebbero a fallimento. Era un fenomeno destinato a finire prima o dopo. Beh, un rapporto che ha riscosso senza dubbio grande simpatia da parte del pubblico, degli elettori, non solo come imprenditore ma anche come politico. Adesso è venuta meno la fiducia. Secondo me c'è sfiducia. C'è sfiducia, c'è una situazione in cui secondo me la gente non ci crede più. Sarà davvero Mario Monti il prossimo Presidente del Consiglio? Che abbiamo rischiato la vita per le istituzioni democratiche, i cittadini di questo Paese, per chi l'abbiamo fatto?
Lavinia, ancora buongiorno dal Senato. Sarà un iter inusuale, velocissimo per i tempi della politica, quello della legge di stabilità che contiene il maxiemendamento. Oggi la commissione che sta... Barack Obama in un colloquio con l'ANSA in cui commenta le difficili giornate della crisi italiana e ribadisce quanto già affermato durante il G20 di Cannes, dove aveva parlato di crisi psicologica. Ma la cosa bella sarà se un giorno rimpiangeranno Berlusconi come Picasso. In vita non fu capito. Stai? Vai in un rec? Una persona in Italia che ha deciso di fare un passo indietro e mi è saltata proprio, ho detto proprio ora. A nome mio personale e di tutta l'Assemblea del Senato, rivolgo a lei, Senatore Monti, il più cordiale e caloroso saluto di benvenuto in questo consesso. Siamo convinti e di questo siamo orgogliosi anche in un momento... ...deve essere il nostro riferimento. Noi siamo europei. Politico, no, poi la realtà è chiara, cioè più l'Italia crolla e più voi godete, questa è la... più l'Italia centralista e statalista, vabbè, più i poteri romani vanno in merda, più l'Italia va male, più la Lega si convince del fatto che io penso da sempre che non serve un cazzo a governare a Roma e che bisogna invece prendere finalmente il toro per le corna e dire quello che tutti pensiamo, che noi siamo la Padania dell'Italia, non ce ne frega un cazzo. Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has agreed to step down as Italy's economy continues to plummet. Mr. Berlusconi says he will leave office once the Italian Parliament passes a crucial package of economic reforms. So what exactly happens next? Mi mangiate Peppe Giovanni, ma voglio l'emendamento su un gasificio. Mi devi sdoganare, c'è il fondo europeo, me lo devi far arrivare. E pensate Monti che fa, ma prego, chiamo gli sceri, non, esca da questa stanza. Ma che cazzo stai dicendo? Devo mettere un culo, faccio cadere la fiducia. The President spoke with President Napolitano this morning about the situation in Italy. He expressed confidence in President Napolitano's leadership. Manca davvero poco al momento del voto, tra poco si comincerà a votare sulla legge di stabilità. Abbiamo votato come era stato preannunciato. Certo che stiamo commentando una cosa mediatica. Se non ci sono politici, l'appoggio esterno è da parte di tutti. L'importante... Il Presidente decide. Fare teatrino? Abbastanza. È la nostra posizione. Io però credo... È un non senso. Ripeto, non abbiamo tempo. Fine settimana di intenso lavoro per i palazzi delle istituzioni, il Quirinale segue di ora in ora l'evoluzione della situazione. Napolitano anche oggi esorta le forze politiche ad agire con responsabilità. Questo potrebbe essere veramente l'ultimo giorno al governo per Silvio Berlusconi. Mattinata d'incontro per Mario Monti, mentre alla Camera da poco è iniziata la discussione sulla legge di stabilità. L'ultimo atto del governo, poi Berlusconi salirà al Quirinale per dare le dimissioni.
Gli occhi del mondo sono in questo momento su Montecitorio, sulla situazione italiana, perché quelle che avete appena visto sono le telecamere che arrivano da tutto il mondo. Ci sono le telecamere dell'NBC, l'emittente americana, di Al Jazeera, ci sono le telecamere francesi, portoghesi, del Belgio, insomma un po' da tutte le parti del mondo vogliono capire cosa succederà in Italia. Sapete che Berlusconi ha promesso solennemente che si sarebbe dimesso subito dopo l'approvazione definitiva della legge di stabilità. La qualcosa dovrebbe succedere nell'ambito della prossima ora e mezza. Contestazione la mia. È una contestazione. Io sono incapace. Io sono un professore. Siete degli incapaci. Siete degli inetti. Lupi! Vai a casa! Proprio sul nome di Mario Monti, c'erano stati nelle ultime ore dei forti dubbi da parte del PDL proprio sul nome dell'economista scelto da Giorgio Napolitano. Lo sa cosa vuol fare Monti? Qual è il programma di Monti? Quali sono i tagli che vuole fare? Bisogna decidere una sola cosa: la data delle elezioni politiche generali. Dalla Camera per il momento è tutto, ci sentiamo sicuramente più tardi. Al presidente Berlusconi esprimiamo il nostro ringraziamento per quello che ha fatto nel corso di tutti questi anni e il fatto che ha dimostrato coscienza nazionale e si è fatto carico, al di là della faziosità e degli attacchi, del nodo nazionale di andare oltre per affrontare questi problemi. Presenti 408, votanti 406, astenuti 2, maggioranza 204, favorevoli 380, contrari 26, la Camera approva. Oggi si sta facendo un colpo di Stato, perché da domani saremo commissariati con un personaggio onorevole che rappresenta la lobby delle banche ed è stato indicato non sicuramente per trovare soluzione nell'interesse del Paese, ma per garantire quel gruppo di mercenari e di delinquenti. Onorevole Sirifozzi, su, grazie, il suo tempo è scaduto. Coro è ancora qui presente, continuano ad arrivare cittadini che molti ovviamente per festeggiare quella che considerano insomma una sorta di fine di un'epoca. Oh, ce l'abbiamo fatta! Il Consiglio dei Ministri è in corso, sono le 18. E intanto, concluso il Consiglio dei Ministri, una breve seduta per un grazie e per un commiato. Poi il Presidente del Consiglio si trasferirà a Palazzo Grazioli. Polizia, carabinieri schierati davanti alle transenne perché la gente sta aumentando, perché Berlusconi da Palazzo Chigi è arrivato qui e la gente si è spostata, proprio quasi un corteo non autorizzato dietro alla scia del Presidente del Consiglio. Attenzione, questo è Palazzo Grazioli. E a giudicare, eccolo, dalla scorta e dal corteo, mi sa tanto che lo vediamo che è anche, lo vediamo, eccolo, proprio. Sì, sì, sì. Al centro dell'auto, sta uscendo Berlusconi. Buonasera, una
breve finestra informativa per darvi conto della crisi di governo. Dunque, Silvio Berlusconi ha lasciato Palazzo Grazioli ed è salito al Quirinale al termine della sua ultima giornata da Premier per le dimissioni, per rassegnare le dimissioni al presidente Napolitano. L'Italia è il paese che ama. Sì, in corso l'incontro, Berlusconi è entrato alle 9:10 e a questo punto la folla si è stretta intorno all'ingresso del palazzo. In fede, ecco, Silvio Berlusconi. Piazza del Quirinale è diventata ormai una piazza colma di gente. Evviva! L'accoglienza è stata la stessa dell'uscita da Palazzo Grazioli. Anza, 12 novembre, 21:41, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Le ha dato... Quanti hanno esultato per quella che definiscono la mia uscita di scena, voglio dire con grande chiarezza che da domani raddoppierò il mio impegno in Parlamento e nelle istituzioni per rinnovare l'Italia. Viva l'Italia, viva la libertà.